Oggi la Chiesa ricorda San Giorgio, il megalomartire, così è definito nelle chiese d'Oriente, il grande martire, storia, leggenda, devozione, mistero, circondano la figura di questo grande testimone della fede, che è realmente esistito, un soldato romano originario della Cappadocia, l'attuale Turchia, martirizzato sotto Diocleziano nel 303 d.C. a Nicomedia, la sua tomba è a Lidda, in Israele, e soldato, anzi faceva parte della guardia personale dell'imperatore Diocleziano, si rifiutò di sacrificare gli dei pagani. Dopo molti tormenti venne decapitato, però certamente la sua devozione nel Medioevo ebbe un successo enorme, soprattutto grazie alla leggenda aurea e al famoso episodio in cui si racconta che nell'attuale Libia Giorgio, il cavaliere Giorgio, liberò la città assediata dal drago, simbolo del male, e per sconfiggere il drago impugnò la croce di Cristo e poi con un colpo solo di lancia lo tramortì, lo legò e lo portò incatenato in città a dimostrare che attraverso la fede si può vincere il male, anche se sembra sproporzionato. Naturalmente è un linguaggio simbolico che ci ricorda la città e la chiesa assediata dal male, prepotente, forte, enorme, ma la croce di Cristo, cioè la fede, ci aiutano a sconfiggere questo male. Giorgio quindi diventa testimone della forza dell'amore. Oggi nella sua festa facciamo un pensiero, una preghiera speciale per lui, che ci aiuti sempre. San Giorgio prega per noi.